Anche la parrocchia della Trasfigurazione di Mussomeli ha il suo presepe, la benedizione del parroco Don Vincenzo Giovino. Essa ci ricorda che Cristo, eterno Figlio di Dio, fatto uomo nel grembo della Vergine Maria, è immagine del Dio invisibile, segno sacramento di Dio Padre. Egli ha detto: chi vede me, vede il Padre. Venerando questo sacro presepio, eleviamo lo sguardo a Cristo che vive e regna in eterno con il Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Dio Padre Onnipotente ci ha dato come Salvatore e Redentore il suo Verbo Eterno. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create e tutte in Lui sussistono. Preghiamo insieme e diciamo: rendici conformi, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Rendici conformi, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che ti sei rivelato nel tuo Figlio, somma verità, sapienza infinita, accresci in noi il desiderio di conoscerlo sempre più per aderire più strettamente a Lui. Preghiamo, rendici conformi, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che mandando il tuo Figlio hai riempito la terra della rugiada celeste, allieta il nostro cuore con la sua continua presenza, preghiamo. Rendici conformi, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che hai consacrato il Cristo sacerdote, re e profeta, fa che siamo con lui e per lui offerta a te gradita, preghiamo. Rendici conformi, o Padre, al Padre, che ci hai dato come modello e maestro il Cristo mite e umile di cuore, fa che impariamo da lui benignità e mansuetudine, preghiamo. Rendici conformi, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che hai riconciliato tutto a te nel sangue di Cristo, fa che diveniamo servi premurosi e fedeli discepoli del Divino Maestro, operatore di concordia e di pace. Preghiamo. Rendici conformi, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che nell'ineffabile disegno della tua provvidenza hai voluto che il Salvatore del mondo fosse appeso ad una croce per distruggere la morte e l'inferno, donaci di essere uniti alla sua passione per condividere la sua risurrezione. Preghiamo. Ti benediciamo, Padre Santo. Nel tuo immenso amore verso il genere umano hai mandato nel mondo come Salvatore il primogenito tra molti fratelli, il tuo Verbo Eterno, fatto uomo nel grembo della Vergine Purissima, in tutto simile a noi fuorché nel peccato. Tu ci hai dato in Cristo il modello perfetto della santità. La Chiesa lo venera bambino e in lui, piccolo e fragile, adora il Dio Onnipotente. Contemplando il suo volto scorge la tua bontà, ricevendo dalla sua bocca le parole di vita, si riempie della tua sapienza. Scoprendo le insondabili profondità del suo cuore,
si accende del fuoco dello Spirito e fuso sui nuovi figli. Guardando il suo corpo piagato, venera quel sangue prezioso che la rende pura e santa, esultando per la sua risurrezione pregusta la gioia delle nozze eterne. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questo presepe, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, e dopo aver portato l'immagine dell'uomo terreno, rispecchino finalmente quella dell'uomo celeste. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce alla nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questo presepe, su tutti voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che oggi abbiamo presentato al Signore, sia quelle viventi che quelle che già sono in cielo, e sempre più rimanenti. Io aspergerò, il presepe lo aspergerò anche voi, quindi è un nuovo passaggio. Dove il Signore ti dirà qualcosa di nuovo.